Allora, ragazzi, cosa si intende con tecnica mentalista e che cos'è per le persone che non sanno niente, insomma, sono neofiti? Fondamentalmente, andiamo a capire tutto della ragazza, nonostante noi quest'ultima non la conosciamo, o comunque la conosciamo pochissimo. Grazie a proprio a un metodo, a una tecnica di lettura del suo profilo, e della sua persona, delle sue risposte, dei suoi dettagli, noi riusciamo a darle informazioni come se la conoscessimo da una vita. E voi immaginatevi di parlare con una ragazza su Tinder, su WhatsApp, su Instagram, o rifarvi vivi con una ragazza su Instagram, e ad un certo punto tirate fuori quest'asso nella manica. Quindi questa lettura, questo modo di conoscerla. E lei riscontra in voi che cosa? Riscontra questa magia che non hanno tutti gli uomini, non ha nessuno in realtà. E quindi cosa succede? Succede che l'attrazione per voi e l'attenzione da parte di quest'ultima si ingigantisca, perché è normale che se voi sapete più di chiunque altro, perché la capite più di chiunque altro, e questo vi dà un netto vantaggio. In che modo va fatta? Allora, questo per esempio è uno screenshot di una chat freschissima di qualche ora fa, mia su Bumble, di come la ragazza poi risponde tutto allo stesso modo: ma sei un mago, sono sconvolta, tu mi fai paura, e via dicendo. Chiaramente è inutile dirvi che quando vi dicono tu mi fai paura non è negativo, ma anzi è super positivo. Che cosa dovete fare? Dovete imparare a utilizzare delle congetture, e dovete imparare a utilizzare il metodo d'osservazione. Poi vabbè, i nostri studenti in coaching hanno delle frasi anche preconfezionate che non starò qui a dire perché per rispetto delle persone che pagano, però facciamo degli esempi molto 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 semplici. Avete appena osservato la ragazza, magari ci state parlando da qualche minuto, osservate il suo profilo, magari nei tag ha, che ne so, tag positività, leggere, teatro. Prendo positività come tag. A positività, che cosa faccio? Ci aggiungo altri tag che la parola positività a me fanno venire in mente. Quando io ti dico cinema, che cos'è che ti fa venire in mente? Quando ti dico vacanze, che cos'è che ti fa venire in mente? Questo è un esercizio che devi fare. Quando ti dico traffico, cosa ti fa venire in mente? Perché ho il traffico qua giù. Se ti dico grattacieli, cosa ti fa venire in mente? Bene, se ti dico positività, perché l'hai visto nel profilo della ragazza, in questo caso l'ho notato io dalla ragazza dello screen che avete visto, che cosa ti fa venire in mente? Metti altre 5 parole da positività e ci metto, per esempio, semplicità, vedere il bicchiere mezzo pieno, no? Sofferenza passata, perché chi matura la consapevolezza della positività è sempre una persona che in genere ha sofferto, e arriva poi alla positività perché ha sofferto e come tutela, no? Sorriso. Questo mi fa venire in mente se la ragazza mi mette positività. Quindi che cosa succede? Per capirla meglio di chiunque altro, chiaramente devo aspettare il momento giusto, ma poi ad un certo punto inserisco questo tipo di cosa sotto forma di frase. Quindi prendo questi spunti: semplicità, vedere un bicchiere mezzo pieno, sofferenza passata, sorriso, e ci creo una frase. La frase può essere tipo: ho la certezza che tu sia una persona estremamente semplice, di sani principi, che nonostante le sofferenze passate, hai imparato a vedere il bicchiere mezzo pieno. Una ragazza che fa del sorriso una filosofia di vita. Questo è un video che non dovrebbe essere pubblico perché dovrebbe essere veramente a pagamento. Questa è una qualità che non vi meritate. Questo, quindi, questa frase va a creare in lei una sensazione del fatto che tu la possa conoscere da tanto tempo, perché un atteggiamento del genere, una frase del genere,
e ci prendete sempre, chiaramente se siete coerenti con i tag, con le informazioni del suo profilo, è devastante nella sua testa. Capite? Qua serve semplicemente investire su di voi, ragazzi, continuare a non fermarvi e lasciar perdere gli amici del bar che pensano sia solo una questione di fortuna e se piaci o no. No, l'attrazione la potete creare.